Riconversione industriale dell'insediamento Unilever di Pozzilli. L'iter va avanti. Da Venafro, a distanza di qualche ora dal tavolo con i sindacati, il prefetto di Isernia, Franca Tancredi, spegne i rumors arrivati da Roma circa la possibile bocciatura del progetto P2P. Sembrano arrivare preoccupanti indiscrezioni da Roma. Cosa possono fare le istituzioni? Allora, le istituzioni stanno facendo tanto, se non altro perché c'è un'attenzione da parte del MIMIT e da parte di Invitalia. Non parliamo di vertenza, parliamo di progettualità per un futuro e per dare la possibilità a quelle 60 famiglie che oggi sono in cassa integrazione, ma non da oggi ma da ieri, possono ritornare a lavorare e a produrre in un'area che probabilmente risente di tante criticità, ma che ha tante capacità per poter risorgere. C'è un'attenzione da parte del MIMIT e da parte di Invitalia. Ieri mi sono sentita con Invitalia dopo l'incontro che abbiamo avuto e l'iter sta proseguendo. Non possiamo dire che vi sia stata, come ho sentito, alcune indiscrezioni anche sulla stampa, che le progettualità presentate sono state bocciate. Niente di tutto questo. L'iter prosegue, gli investimenti ci sono, l'interesse da parte del governo centrale a investire in quest'area ci sono. Quindi dobbiamo essere fiduciosi, sempre con i piedi per terra, ovviamente, e nell'ambito di un confronto che sia sempre comunque trasparente.